Abruzzo. Un luogo in cui le cime delle montagne sfidano il cielo e i venti portano con sé i sussurri dell'antichità. In questa cornice risplendono dei borghi che sembrano provenire da leggende millenarie. Queste gemme d'arte e storia sono un invito irresistibile a immergersi nelle profondità di un passato che ancora oggi danza con il presente. Benvenuti in Abruzzo, una regione in cui ogni pietra racconta un segreto, ogni strada narra un'avventura e ogni piazza sussurra le storie di chi l'ha attraversata nei secoli. Prima di cominciare, se il video dovesse piacervi, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Cominciamo questo nostro viaggio, direttamente nella riserva naturale Gole del Sagittario, con Anversa degli Abruzzi. Un autentico gioiello di antichità. L'ascesa verso questo borgo arroccato sulle montagne si rivela come un viaggio nel passato. Le case di pietra, dagli spigoli consumati dal tempo, si susseguono in un intricato labirinto di vicoli stretti e tortuosi. Ogni angolo offre scorci panoramici straordinari, con le cime delle montagne che sembrano sfiorare il cielo azzurro. Le tradizioni locali, radicate nelle feste religiose e nelle sagre annuali, si fondono con la vita moderna, creando un legame indelebile tra il presente e il passato millenario di questo borgo. Le case, il cui colore si mescola perfettamente con la tonalità delle rocce circostanti, sembrano fondersi con l'ambiente, creando un'armonia visiva e un senso di appartenenza più unico che raro. Come seconda meta del nostro percorso scegliamo Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. Un borgo che evoca le epiche gesta medievali, è una testimonianza viva della storia. La sua fortezza, una delle più grandi d'Europa, domina maestosamente la valle circostante, trasmettendo un senso di grandezza e imponenza. Le imponenti mura di pietra raccontano battaglie secolari, eroi e conquiste, e ancora oggi trasmettono un senso di rispetto reverenziale. Ma il borgo non è solo un monumento alle gesta guerriere del passato. Le stradine in pietra, abbellite da archi e passaggi coperti, conducono a piazzette tranquille e accoglienti. Qui, l'arte e la cultura si mescolano armoniosamente con il paesaggio, creando una sensazione di continuità tra il passato e il presente. Spostiamoci ora a Pacentro, nella provincia di L'Aquila. Un incanto per gli occhi e l'anima. Le case in pietra, ognuna con una storia da raccontare, sembrano emergere dal terreno come sculture naturali. Le facciate, in cui si fondono elementi architettonici di diverse epoche, sono come pagine di un libro di storia aperto al vento. Mentre si passeggia per le tante stradine, si ha l'impressione di camminare tra le pieghe di un racconto antico, tra le vite di generazioni passate e la vitalità di oggi. La chiesa di Santa Maria Maggiore, con il suo campanile slanciato verso il cielo e i dettagli architettonici intricati, rappresenta un esempio magnifico di fusione tra stili diversi, un vero e proprio scrigno di tesori artistici che raccontano la passione e la devozione dei suoi costruttori. Sempre in provincia di L'Aquila, troviamo Scanno. Un borgo sospeso tra la realtà e l'irreale, è un'autentica immagine di serenità e bellezza. Le casette in pietra, dall'architettura semplice ma evocativa,
sembrano riflettersi come dipinti d'autore sulle acque placide del suo lago. In questa cornice magica, i riflessi creano un paesaggio quasi irreale, come un sogno che si è materializzato. Qui, l'artigianato locale è molto più di una professione. È una manifestazione dell'amore per la tradizione e il rispetto per l'eredità culturale. Gli abitanti, con un sorriso caldo e autentico, accolgono i visitatori come amici di lunga data, offrendo uno scorcio della vita quotidiana e della cultura che li rende unici. Pesco Costanzo, invece, è un borgo di eleganza e bellezza situato nel Parco Nazionale della Maiella. Le facciate colorate delle case, dai toni pastello, si ergono come opere d'arte tridimensionali, impreziosite da balconi in ferro battuto e finestre affrescate. Ogni dettaglio architettonico racconta la sua storia. Un momento congelato nel tempo. Le strade lastricate, curve e sinuose, sembrano danzare al ritmo di una melodia antica, portando i turisti in un viaggio attraverso secoli di storia e cultura. Le chiese barocche, con le loro facciate elaborate e gli interni sontuosi, sono un esempio tangibile della fusione tra arte e spiritualità, un patrimonio che i locali custodiscono con orgoglio e dedizione. A circa 1460 metri sul livello del mare, posizionato in cima ad una roccia, troviamo Rocca Calascio. Un luogo che sembra essere nato dalle pagine di un libro di fiabe, incanta con la sua maestosità e il suo fascino incontaminato. La rocca, che svetta come una sentinella sul paesaggio circostante, sembra sfidare il tempo con la sua presenza imponente. Il borgo, arroccato alle pendici delle montagne, sembra abbracciare la rocca con affetto, creando una scenografia unica e affascinante. La chiesa di Santa Maria della Pietà, anch'essa un frammento prezioso del passato, aggiunge un elemento di spiritualità a questo luogo magico. Ma è soprattutto il panorama mozzafiato dalla sommità della rocca a rubare il fiato. Abbraccia le valli e le cime delle montagne, un'esperienza visiva che fa sentire piccoli e in sintonia con la natura. Scopriamo ora Santo Stefano di Sessanio, in provincia di L'Aquila. Un borgo fortificato avvolto da mura antiche, è un viaggio nel tempo e nella bellezza. Le case in pietra, splendidamente restaurate a partire dagli anni 2000, sembrano cullate dalle braccia affettuose delle montagne circostanti. Ogni pietra, ogni mattoncino racconta una storia antica, riportando alla luce le esperienze di chi ha abitato questi luoghi secoli fa. Le stradine suggestive conducono a piazzette intime, dove ci si può sedere a sorseggiare un caffè e ammirare la vita che scorre placida e senza fretta. Le botteghe artigiane, dove gli abitanti si dedicano alla creazione di oggetti unici e all'arte del restauro, rappresentano il cuore pulsante di questo borgo, una dimostrazione tangibile dell'amore per le tradizioni e l'attenzione per i dettagli. Tagliacozzo, con il suo nome derivante dal latino che significa taglio nella roccia, è un borgo circondato da mura millenarie, nella provincia di L'Aquila. Le stradine in pietra,
che si aprono come piccoli sentieri di scoperta, conducono a piazze animate da caffè e bancarelle. Qui, gli abitanti si ritrovano per socializzare e condividere momenti di vita quotidiana, creando un senso di comunità che sembra essersi preservato intatto nel corso dei secoli. I palazzi storici, con le loro facciate ornate e i dettagli architettonici, sono un affascinante viaggio attraverso diverse epoche. Un tributo all'abilità degli artigiani del passato e del presente. In provincia di Chieti, invece, troviamo Rocca Scalegna. Con il suo castello che si erge come un guardiano sullo sperone di roccia, sembra un'opera d'arte scolpita nella natura. Le stradine che portano al castello offrono panorami spettacolari sulla valle sottostante, trasportando i visitatori in un mondo incantato. La natura circostante, incontaminata e rigogliosa, si fonde armoniosamente con il borgo, creando un paesaggio idilliaco. Le tradizioni locali, celebrate in feste e manifestazioni culturali, contribuiscono a mantenere vivo il legame tra il passato e il presente, donando al borgo un'anima autentica e vibrante. Scopriamo infine Sulmona, provincia di L'Aquila. Una perla culturale incastonata nelle montagne d'Abruzzo, offre un viaggio affascinante attraverso l'arte, la storia e la gastronomia. Le piazze eleganti, circondate da palazzi rinascimentali, sembrano conservare il respiro di secoli di eventi e persone che le hanno attraversate. La cattedrale di San Panfilo, con il suo imponente campanile, domina la piazza principale e rappresenta un simbolo di fede e devozione. Ma è la produzione di confetti, dolcetti colorati e deliziosi, che rende Sulmona un borgo conosciuto oltre i suoi confini. Gli artigiani locali, con abilità tramandata di generazione in generazione, trasformano lo zucchero in vere opere d'arte, donando a questa tradizione centenaria un tocco di modernità e creatività. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante. Seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti.